come randagi nella pioggia. Io e il mio primo amore. Scrivo e faccio musica perché mi viene voglia di dire le cose. Poi nel momento in cui lo faccio è terapeutico, però non lo faccio perché mi crea uno stato, mi fa terapia. No, anzi, a volte diventa quasi un processo quasi tipo psicanalisi, vado a star peggio perché apro dei cassetti interiori che magari sarebbe meglio lasciarli star lì. Sui fili della notte a baciarsi in bilico alle porte. Quanto coraggio c'era nel cuore, nel mio primo amore. L'arte ti concede quel terreno in cui sei libero di agire, e di riflesso poi può aiutare anche la realtà, però c'è piena libertà d'azione nell'arte. Non a caso chi ne fa uso, chi la subisce o chi ne rimane attratto è per quel motivo, che in quel momento lì si sente libero. Tra Montecchi e Capuleti, a rischiar la sorte sotto un muro di stelle cadenti, e nel tremore dei vetri di tuoni. Amo tantissimo, per esempio, gli immaginisti, i modernisti, la letteratura inglese, quindi fino al Novecento, poi comunque un riferimento a Eliot, tutta quella storia lì. E a me piace molto viaggiare per immagini, sono un appassionato di cinema, quindi credo nel linguaggio cinematico. Quindi il mio tipo di scrivere in qualche modo si richiama sempre alle immagini. Secondo me il cantautore di per sé non è che ha un ruolo, il suo ruolo è scrivere canzoni, poi nel senso, non è che deve mandare dei messaggi o essere un punto di riferimento o un punto di... Il cantautore fa canzoni, poi ognuno attraverso di esse ne trae ispirazione o condivisione, può essere un brano che può consolare. Per esempio, io credo che la musica che comunque è consolatoria di per sé, ha un potere consolatorio. Io e il mio primo amore. Quanto coraggio c'era nel cuore, nel mio primo amore. Credo che sia il passaggio più bello è quello, la condivisione. Perché, come hai detto bene tu, insomma, la musica ha bisogno, come le altre arti, ha bisogno di condivisione. E quello è il momento più bello, insomma. Perché quello che tentavi di dire, quello che hai cercato di dire, o il sentimento, l'emozione che hai cercato di raccontare, di quello che hai provato, viene in qualche modo condiviso. E in quel momento prende vita.